È il primo passo verso la costruzione di un progetto di trasporto pubblico locale e provinciale necessario per lo sviluppo del territorio, operazione per la quale ormai da tempo si sta lavorando. Io spero e mi auguro che nell'arco di un tempo molto breve si abbia la possibilità di avere un biglietto unico e magari di avere, tra virgolette, un'azienda di mobilità locale anziché averne tre o quattro, che chiaramente creano un po' di confusione. L'informatica in questo caso arriva a sostegno di quelle che sono le esigenze non solo dei residenti della provincia, ma coloro i quali speriamo tanti verranno a visitare la nostra provincia. È una cosa molto banale però efficace, cioè il cittadino passeggero che arriva da fuori potrà, entrando nel sito di importo, costruirsi il percorso che dovrà poi effettuare all'interno del territorio, utilizzando il sistema di trasporto pubblico, tutto, quindi sia i treni, sia gli autobus pubblici locali, sia quelli extraurbani. Digitando il luogo di partenza e il luogo di arrivo, lui avrà una mappa dove gli verrà pianificato il viaggio.